Partita da palmi, la carovana rosa che attraverserà la Calabria fino a Scalea, la sesta tappa di 192 km con un solo gran premio della montagna di quarta categoria, si snoda lungo strade larghe e rettilinee tra gli scorci più belli che la nostra terra sa offrire. Una tappa non particolarmente impegnativa, con l'arrivo sul Tirreno Cosentino, da dove poi si ripartirà domani da Riamante per raggiungere Potenza. Di sicuro il più acclamato da appassionati e tifosi e Vincenzo Nibali, la leggenda del ciclismo azzurro, solo ieri ha annunciato il suo ritiro al termine del Giro 2022. Quest'anno negli stand alle partenze di ogni tappa del Giro d'Italia i gazebo della Lilt del Consorzio Olio di Calabria IGP, una collaborazione per proporre un modello alimentare mediterraneo per prevenire le malattie tumorali. Alla tappa di Palmi presenti il presidente del Consorzio dell'Olio di Calabria Massimino Maiocchi e il presidente di Reggio Calabria della Lega Italiana per la lotta contro i tumori Ernesto Giordano. Una giornata molto importante per il Consorzio Consorzio oggi essere presenti qui a Palme eh, in questa bellissima manifestazione manifestazione eh, sportiva di grande importanza quale può essere il Giro d'Italia storico una manifestazione eh, seguita in tutto il mondo una manifestazione a cui ogni attivo dà il giusto interesse lo aspetta con grande entusiasmo per noi diventa un momento di far capire e conoscere meglio il, il valore del nostro olio IGP di Calabria. E per questo ringraziamo anche la Lega Italiana della Lotta contro i Tumori, la LILT, che ci ospita nel loro stand, che eh, insieme a noi e ai nostri consorziati ha già eh, iniziato una campagna sulle piazze, promuovendo e eh, distribuendo l'olio IGP di Calabria, quindi diamo la, eh, il giusto valore a questo prodotto del nostro territorio, ma principalmente per noi è un momento di uscire al di là di quei confini territoriali che finora eravamo chiusi, dare la possibilità al singolo cittadino con questa iniziativa. Eh, di promuovere l'olio nelle bottigliette e distribuirlo gratuitamente a tutti i cittadini, quindi un rapporto diretto del, del prodotto, una conoscenza diretta, una valorizzazione di quello che è il nostro prodotto, un prodotto importante per la salute. Dell'uomo, un prodotto indispensabile all'alimentazione quotidiana, un prodotto indispensabile nella cucina di, di tutti i giorni, un prodotto che è ormai conosciuto benissimo per quello che è eh, all'interno della dieta mediterranea. Quindi, no, quale momento e occasione migliore per noi dare eh, spazio, dare un, un, una maggiore divulgazione del prodotto, un'occasione unica perché saremo presenti in tutte le piazze che eh, toccherà il giro d'Italia, quindi saremo presenti per circa un mese in tutte le città italiane a promuovere e a far conoscere il nostro olio, l'olio IGP di Calabria. La Calabria è uno dei, dei principali produttori italiani di olio extravergine d'oliva. Um, credo di non sbagliarmi, credo che sia la, la seconda in ordine sia di quantità di olio prodotto che anche in termini di, in termini di qualità. Il consorzio eh, Olio EGP di Calabria dà l'opportunità di sublimare quelle che sono le, le capacità eh, e le competenze oggi acquisite nel settore dal, dal, dalle aziende che, 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 dalle, che valorizzano questo, questo prodotto. Um, il consorzio in partnership con eh, la Lilt Um, sono un'ottima eh, una, una occasione per rappresentare a livello nazionale quelle che sono le caratteristiche intrinseche del, del nostro prodotto. Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di approfondimento sul mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare calabrese, ma eh, anche e soprattutto con l'attenzione a quelli che sono i nostri territori. E proprio a questo proposito iniziamo oggi una serie di puntate che saranno alternate ai nostri classici temi dedicati all'agricoltura per far conoscere ai nostri telespettatori quella che è la realtà dei nostri territori attraverso le parole di chi meglio li rappresenta, cioè i sindaci. E quindi ringrazio per essere con noi oggi il sindaco di Cervicati, il dottor Giuberto Filice, grazie di essere con me. noi. e approfondiamo quelle che sono le tematiche soprattutto in un periodo legato alla crisi dovuta in parte alla pandemia, che ci stiamo. Con, ah, seppur con difficoltà lasciando alle spalle ma anche e soprattutto a una crisi economica impellente che colpisce soprattutto quelli che sono i territori, io lo definisco di frontiera non me ne voglio essere ricerificati ma certamente sono quei territori che più di altri hanno necessità di un sostegno e hanno necessità di iniziative eh, a questo proposito appunto Qual è un dato riferito proprio a, uh, alla crisi economica e anche alla crisi pandemica che c'è stata? E quali sono le difficoltà dell'amministrazione che si sono riscontrate in questo periodo, Sindaco? Bene, per prima cosa ringrazio per l'invito. Allora, per quanto riguarda questo periodo storico molto travagliato, usciamo, speriamo di uscire da una da pandemia che oggi ci ha eh, rinchiuso all'interno e ha anche fatto evitare tutte quelle opportunità e quelle occasioni che invece. Alle, eh, tutto ciò che eh, ci era insegnato dal passato oggi purtroppo si è fermato tutto quanto. Ciò eh, non significa che però dobbiamo adagiarci, ma fondamentalmente dobbiamo reagire. Come si reagisce? Si reagisce puntando sui territori. A noi amministratori è stato assegnato un... Eh, Compito molto ingrato in questa fase pandemica. Purtroppo abbiamo dovuto spiegare alle nostre, alle, nostre, alle nostre cittadinanze, tutte, che praticamente si doveva stare attenti, si doveva stare rinchiusi dentro. Questo ha eh, creato quello che secondo me è un ritardo eh, in tutto ciò che l'ha parato eh, non soltanto eh, della vita quotidiana, ma anche un ritardo nell'imprenditorialità, cioè tutto ciò che le prospettive e il futuro ci uh, hanno, hanno dato. Oggi appunto ripartiamo, ripartiamo come? Con una crisi anche purtroppo della guerra che ci sta stanagliando. Esatto. La uh, cittadinanza purtroppo oggi vive, un, come anche tutti noi amministratori, viviamo un, partito, un periodo ancora più particolare, quello di eh, razionalizzare davvero i fondi in modo eh, intelligente ma anche oculato, perché oggi purtroppo... E spiegare a un cittadino che ti viene a dire che c'è un problema di carattere economico principalmente delle famiglie oggi è difficile fargli spiegare, che, di dirgli che non ci sono soluzioni nell'immediato. Ciò che può fare un'amministrazione è far capire al cittadino che il cittadino deve essere vicino all'amministratore, cioè che significa? Si deve avere una uh, consapevolezza. Qual è questa consapevolezza? La consapevolezza è semplice, è lineare, quello che dico sempre io. Non puntare il dito, ma spingere la cittadinanza a darti delle, dei consigli, dei progetti da accogliere e da sposare, dove è possibile, ovviamente, e a spiegare anche le criticità. In politica si usa una parola che forse tutti usano, ma pochi poi la riescono a utilizzare. Tutti utilizzano il sì. E io invece ho sfosato principalmente anche alcune volte il no. Il no è difficile da spiegare, e si spiega con, con molto lavoro alle spalle e eh, capire dove si può arrivare. Io questo fondamentalmente il consiglio che do principalmente ai cittadini di Cervicati e non solo, principalmente alla Calabria, ma quello che eh, sia l'indotto Italia, diciamo, ma anche europeo, attraverso anche eh, quello che stiamo vivendo con i fondi PNNR, è quello di essere vicino. A noi con dei progetti e noi cercare di, di cogliere tutte le opportunità. Eh, su questo è un punto molto importante, cioè le opportunità che può veicolare l'amministrazione, soprattutto dal punto di vista di un'informazione ai cittadini e quindi anche creare uno stimolo per la ripartenza. Eh, certo il Comune di Cervicate, insieme ovviamente anche agli altri comuni, eh, ha la possibilità attraverso oh, la gestione di alcuni piccoli fondi del PNRR come gestione diretta di stimolare questo tipo di domanda e quindi di eh, accrescere quelle che sono le opportunità per il territorio. E, eh, certo mh, qui intervengo anche come organizzazione di Cattolica che da parte nostra vuole esserci Proprio nei territori eh, dove ci sono maggiormente queste difficoltà, un intervento e un ausilio anche con una presenza per stimolare quelle che sono le eh, risposte alle esigenze dei cittadini. Che spesso la risposta da dare al cittadino, io concordo con lei quando dice non bisogna dire a tutti sì nella maniera più assoluta, ma bisogna dare una risposta e motivare quella risposta. E spesso quella motivazione a quella specifica richiesta può e deve essere un no, perché altrimenti potrebbe ingenerare una falsa speranza che poi non si può concretizzare in quello che è uno sbocco che può essere economico, che può essere occupazionale o comunque che può essere di progresso. Quindi, eh... Da questo punto di vista, già con il Comune dei Cervicati c'è un dialogo come associazione di categoria proprio per incentivare questo tipo di ragionamento. E proprio ribaltando adesso sul discorso della, dello stimolo ai cittadini, eccetera, quali sono le prerogative per stimolare quella che può essere l'economia di un territorio come quello dei Cervicati? Allora, io inizio un attimo allargando un attimo il discorso. Oggi, noi comuni, tutti dell'Italia ma anche del Meridione, abbiamo una grossa opportunità. E' questo famoso PNR, PNRR. Cosa dobbiamo fare però? Dobbiamo sapere investire, bene, aiutare a capire anche i cittadini dove si può investire, anche perché purtroppo eh, lo Stato centrale, ma non solo, eh, non solo i piccoli comuni, ma a tutti i comuni d'Italia non dà un contributo diretto affinché possa ehm, decomprimere quella... Eh, quella, quel peso delle tasse diciamo, ai cittadini, ma bensì ha cercato di investire in linee programmatiche che in tutte le amministrazioni stiamo perseguendo. Noi principalmente ci siamo buttati su rigenerazione urbana, su rigenerazione dei servizi, di cercare di abbassare anche i prezzi su alcune eh, forniture, come ad esempio buttarci sul green, quello che è tutto ciò che poi concerne. Però oggi il PNNR, ma soprattutto. La rete, la famosa rete di cui si parla sempre, ci insegna che oggi dobbiamo offrire un, un palcoscenico nuovo. Questo palcoscenico nuovo si può eh, soltanto eh, eh, rappresentare e offrire alla cittadinanza eh, in primis, mettendoci voglia, in primis non solo dai cittadini ma anche da noi amministratori. Noi amministratori di tutti i territori calabresi principalmente non dobbiamo lamentarci dei nostri luoghi, dobbiamo investire nei nostri luoghi si investe su capire il proprio territorio, il proprio territorio si capisce valutando culturalmente le tradizioni e capire la vocazione di quel territorio. Oggi con il dottor Magliocchi noi abbiamo sposato un progetto che principalmente il mio territorio si occupa di agricoltura, ma non solo, ci sono anche piccole realtà imprenditoriali, quindi qual è l'opportunità? L'opportunità è far capire un indescambio di conoscenze, quelle conoscenze che si... Si devono uh, discutere intorno a un tavolo di relatori, ma anche in piazza e al bar. Ma uh, in piazza al bar si deve capire, e eh, qui lo dico a tutta uh, la cittadinanza che appunto mi ricollego a quel periodo pandemico che ci ha rinchiuso in casa davanti a uno smartphone o a un PC, e far capire che ci dobbiamo svestire di quella conoscenza social e ci vesti invece ci dobbiamo vestire di quella conoscenza socratica, quello ciò che è reale, ciò che invece molte volte noi ci affidiamo a una conoscenza eh, molto eh, bassa, diciamo dal punto di vista dell'informazione, dei contenuti, mentre che molte volte si perdono occasioni e queste occasioni possono essere date appunto da... Eh, diversi fondi che oggi sono messi a disposizione, come possono essere quelli di Invitalia, ma come possono essere quelli del PNNR, come possono essere quelli del microcredito, come possono essere appunto iniziative di formazione, come ad esempio noi amministrazione, eh, da qui eh, alla prossima settimana, il 27 alle ore 18 nella sala consigliare, presenteremo un bel progetto che è ISS, ISS Startup, che praticamente ci dà... Una formazione, punta sulla formazione di una fascia di età che è quella di nicchia, diciamo, è la fascia di età che va dai 18 ai 36 anni, darà l'opportunità a dei giovani che ad oggi hanno concluso il piano di studi o si accingono ad a entrare nel mondo dell'imprenditorialità a, a dare un, una conoscenza e delle basi e a formulare al fine di tutto questo percorso formativo, principalmente di conoscenze e di basi forti che, che oggi il campo dell'impresa richiede e così da uscire con un business plan che praticamente possa essere att 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 attrattore di un microcredito o di un credito così da poter investire. Eh, certo, io la, la ringrazio uh, Sindaco perché ha proprio anticipato quella che era una delle opportunità che stiamo uh, portando avanti come ICR Calabria. E per cui ringraziamo l'amministrazione perché è proprio questa voglia del ritorno nei territori, appunto, spostarci per un attimo da quello che è l'ambito solo dei social, ma soprattutto ascoltare quelle che sono le esigenze dei cittadini, ma soprattutto informare loro su quali possono essere gli strumenti che hanno a disposizione per intraprendere quella che può essere la realizzazione della loro idea imprenditoriale. Parliamo soprattutto nei piccoli territori: il ritorno anche alle piccole botteghe, l'apertura di eh, aziende artigiane, eh, senza tralasciare quello che è il discorso come che, abbiamo, che stiamo parlando avanti da diverso tempo sul, sull'agricoltura. Eh, Trovare in un'amministrazione questa sensibilità non può che farci piacere perché è da stimolo, perché è l'amministrazione che fa da volo e consente a noi corpi intermedi di dialogare e di informare i cittadini e veicolare quelle che sono le possibilità, le possibilità di credito. Eh, quindi, eh, l'appuntamento è il 27, partiremo proprio dal suo comune, dal sì. comune dei Cervicati, con un tour che sarà Mayest Startup Tour organizzato dai CR Calabria proprio per stimolare e portare. L'ente nazionale microcredito nei comuni per parlare e dialogare con i cittadini. Bene, io ne approfitto se vuole fare un saluto prima di chiudere la nostra trasmissione. Io eh, voglio salutare eh, in primis te, Giovanni, ti chiamo per nome perché c'è un'amicizia un che ci lega da tanti anni. Ma eh, principalmente a lanciare un messaggio. Il messaggio oggi è che eh, tutti noi ci siamo eh, messi nell'immaginario che. Che i piccoli comuni siano alla deriva perché c'è lo spopolamento. Il problema principale, se si analizzano i dati reali, è che c'è un calo della natalità. Questo calo della natalità è a livello nazionale, lo certifica anche gli ultimi dati degli ultimi giorni. Quello che voglio dire io principalmente, e il messaggio è che cittadini, ma amministratori in primis, devono credere nei propri territori. Si ci crede con impegno, voglia e si bisogna, eh, si bisogna impegnarsi in prima persona in politica perché ci sono tante professionalità che stanno ai margini della politica perché vedono il nemico, scusatemi fatemelo passare all'interno del politico di turno, ma invece se non si spende in prima persona si perdono le opportunità di dare un contributo alla propria terra. Bene, io con questo messaggio la ringrazio eh, nuovamente di essere stato qui con noi e do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata. Cari amici, io vi ricordo le opportunità e le principali scadenze che riguarderanno le prossime settimane. Continua la campagna di formazione di CR Calabria attraverso i corsi di SS Startup. Per coloro che non hanno ancora compiuto 35 anni di età e vogliono aprire una nuova attività imprenditoriale, sono aperte le iscrizioni per la formazione gratuita all'autoimprenditorialità. Attraverso il corso di 80 ore è possibile ottenere un punteggio di 9 punti da utilizzare nella valutazione delle domande di Resto al Sud e di Self Employment. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, vi invito a contattare i numeri in sovrimpressione. Grazie all'impegno di FENAPI, in collaborazione con ANCORS, è disponibile per gli agricoltori aderenti la possibilità di aderire al progetto di formazione gratuita per gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro. Vi invito pertanto a contattare i nostri uffici per sfruttare al meglio questa opportunità. Vi invito inoltre a verificare la presenza di nuovi bandi PSR sul sito www.calabriapsr.it. Per qualunque esigenza sui bandi in corso, i nostri uffici sono disponibili per assistenza e predisposizione dei bandi. Vi invito a contattarci ai numeri in sovrimpressione. Grazie della vostra attenzione, vi invito a seguirci sul nostro sito www.icrcalabria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Arrivederci alla prossima puntata.